questa conferenza ha parlato della differenza che c'è tra fotovoltaico nei rapporti regolatori tra fotovoltaico, incentivo al fotovoltaico e al solare termico, e anche la differenza che c'è rispetto all'Italia e agli altri paesi in questo tipo di relazione. Ovviamente come facente parte della parte termica ci sentiamo veramente quasi di serie B rispetto all'elettrico. La cosa che ci fa veramente dispiacere è che per quanto riguarda le rinnovabili termiche c'è una filiera che è italiana e quindi credo che dovrebbe avere sicuramente maggiore attenzione e maggior considerazione di quanto gli viene riservato in questo momento. Poi staremo a vedere quello che sarà il futuro degli incentivi. Gli incentivi sicuramente probabilmente andranno, devono essere rimodulati, probabilmente anche come tetto di spesa, però la cosa che ci sentiamo di dire è che se ci deve essere una rimodulazione è giusto che questa rimodulazione venga fatta in parti uguali per tutti quanti. Discorso a parte, ovviamente rimangono sempre le rinnovabili elettriche, che seguono un percorso per conto loro e che comunque ad oggi sono ancora tanto incentivate anche perché adesso a seconda dei conti che si possono fare tra il costo è sempre va da 1,6 a 1,9 a favore delle rinnovabili elettriche. Quindi questo è veramente da parte nostra, devo dire, un grande punto che ci dà ulteriormente fastidio. Per quanto riguarda invece i contatti ad esempio con i ministeri o con il ministero, la cosa che ci lascia veramente perplessa è che noi avevamo lo studio che è stato fatto da Enea su 55%, quindi su come sono andate queste detrazioni fiscali, e sapevamo che era tutto a favore, soprattutto ad esempio per le caldaie a condensazione e i pannelli solari termici, si faceva un rapporto costo-beneficio, questi due articoli erano quelli che avevano dato il miglior rapporto. Poi ci troviamo che nella rimodulazione vengono penalizzati ampiamente, questo ci fa dire ma c'è qualcosa che non funziona, e quindi probabilmente il filo diretto che ci dovrebbe esserci dovrebbe essere fra le aziende costruttrici, produttrici e i ministeri, non c'è. Per quanto riguarda l'energia elettrica, le chiamiamole cosiddette aziende energivore, non pagano tanto quanto pagano le piccole e medie imprese, perché sicuramente hanno dei tetti oltre i quali poi non pagano più il costo delle rinnovabili elettriche, quindi la differenza è notevole.